Naviganti del hobby, ben ritrovati sul mio castelmio Slot TV. Sorrido e rido perché guardando questa sleeve mi sto dicendo fra me e me che il mondo è diviso sostanzialmente in due. Chi conosce Dungeons and Dragons e i giochi di ruolo e chi non conosce Dungeons and Dragons e i giochi di ruolo. I primi sono persone molto intelligenti, molto fighe che si divertono da tutta la vita, i secondi sono un po' sfigati e sfortunati, ma ne parliamo dopo la sigla, perché ho il nuovo Dungeons and Dragons rifatto da Wizard of the Coast. A tra poco. Dopo questa puntata vi metterò anche il video che ho fatto in realtà 2 puntate scorse, dove ho fatto un confronto fra lo starter set, che era ancora tradotto da Asmodee, e il kit essenziale che è stato invece tradotto da Wizard of the Coast. Non si capiva bene cosa stava succedendo perché per un anno sembrava che tutto ci fosse bloccato da parte di Asmodee, invece in realtà poi è arrivato questo annuncio per cui Wizard of the Coast ha ripreso la localizzazione in italiano e in tutte le altre lingue nel mondo, ovviamente, quindi in questo caso Asmodee è rimasta distributore, mentre Wizard of the Coast traduce e quindi ha tradotto il nuovo Dungeons & Dragons. Qui cosa succede? Guardate, intanto guardate la sleeve, è veramente bella perché l'hanno fatta in confezione regalo, probabilmente anche per Natale, e riflette la luce, è veramente un pezzo da 90, guardate, guardate il drago iconico col nuovo simbolo, la scritta, ok, e dall'altra parte ovviamente è uguale, e in questo caso abbiamo, pesa tantissimo, saranno sui 4,5 kg. Dungeons and Dragons, ovviamente in alto a sinistra, lo vedete in alto, ok, lo vedete a sinistra in questo caso, ci sono il manuale del giocatore, il manuale del Dungeon Master e il manuale dei mostri. Ovviamente è in italiano, infatti subito dopo vedete che c'è scritto il titolo in italiano e tra le altre la Wizard ha aggiunto la bandiera per capire velocemente la localizzazione. E hanno lasciato, però avete visto i titoli originali, e questo è già un dato interessante perché è come se volessero dire che sono loro, che Dungeons & Dragons sostanzialmente è un prodotto anglosassone. Esplora antiche città e dungeon letali. Perché parliamo di D&D ancora dopo più di 36-37 anni, forse sono 40 anni e passa? Io ho iniziato a giocare che avevo 8 anni, quindi appunto 37 anni fa, e non ho mai smesso, nel senso che sono ormai appassionatissimo di giochi di ruolo. Voi sapete che io do largo spazio a Weird Edizioni nel mio vlog perché adoro Weird Edizioni e tutti i prodotti che loro localizzano, perché sanno scegliere dei prodotti che oggi come oggi vanno a scavare a fondo nel lore di un gioco di ruolo. Hanno giochi di ruolo molto precisi, molto pro, ce ne sono certi come Trudvang che sono incredibili, forse solo per le illustrazioni di Paul Bonner, ma anche perché vanno a esplorare solo un'idea fantasy che può essere quella dei Celti al nord, e quindi tutto l'immaginifico, eccetera. Quindi ci sono vari zoom che sembrano quasi delle ambientazioni. D&D è, diciamo, il re dei giochi di ruolo, è la base totale, cioè mentre prima non c'era niente, prima c'era solo lui, ok? In principio c'era solamente D&D, ok? Tale altre, prima di leggervi, poi adesso vi faccio vedere, non vi annoio più, per farvi capire di cosa stiamo parlando, e Dungeons & Dragons ha dato il via anche a Warhammer e a Warhammer 40.000, nel senso che quando giocavano a giochi di ruolo i futuri proprietari di Games Workshop e fondatori di Games Workshop, tutto è nato perché gli servivano le miniature per D&D, per poter rappresentare i propri eroi, cosa che adesso si fa regolarmente nei giochi, e la Wizard of the Coast stessa vende le miniature.
Ma c'è questa cosa appunto che loro, facendo le miniature, alla fine hanno deciso di venderle e sono diventati la Games Workshop. Da lì è nato un mondo intero di hobby che voi seguite oggi anche su questo vlog, e tutto deriva da questa pietra miliare, quindi ecco perché conviene comunque saperne qualcosa e parlarne. E ovviamente è il prodotto più venduto in assoluto, e ora vi farò vedere anche perché secondo me è diventato molto molto commerciale, ok? Cioè, rispetto appunto a un prodotto che può essere quello di Trudvang, per esempio, piuttosto che Coriolis, piuttosto che The Genesis, ok? Ma andiamo anche su giochi di ruolo più fantasy, ok? Trudvang, per esempio, è assolutamente un'altra cosa. Tutto molto più pro, con tutti quanti i calcoli da fare, è molto complesso, ok? Mentre D&D è rapido, smart e facile da giocare. Quindi in realtà quello che chiamano D20 System sembra che ancora oggi, dopo oltre 40 anni, abbia il suo da dire. Loro dicono giustamente che tu stia per imbarcarti nella tua prima avventura o che tu abbia anni di esperienza come Dungeon Master, i regolamenti base del gioco di ruolo Dungeons & Dragons nutriranno la tua fantasia, aiutandoti a creare mondi ricchi di avventure. Nei panni del Dungeon Master puoi usare lo schermo del Dungeon Master per nascondere i tuoi segreti e avere sempre sott'occhio le regole base che ti saranno utili per mantenere vivo il gioco. E in questa scatola c'è anche lo schermo che è in confezione regalo, quindi uno schermo nuovo, diverso. Goditi la finitura lucida delle stupende copertine e crea l'avventuriero definitivo per affrontare draghi, giganti, mindflyer e beholder nella tua missione in cerca di tesori leggendari. Il mondo ha bisogno di eroi, risponderai alla chiamata? E questo è quello che dicono giustamente il contenuto, ve l'ho detto, sono questi tre manuali più lo schermo del Dungeon Master. Vi faccio vedere subito. Allora, partiamo da il giocatore. Perché? Perché chi vuole iniziare a giocare a Dungeons & Dragons, se vuole solo giocare e non dirigere e condurre, può comprare solo questo manuale, e qui ha tutto quello che gli serve per poter imparare a giocare a Dungeons & Dragons. È fatto veramente bene, tra le altre questo appunto, come dicono loro, è in lucido, ha dell'alluminio all'interno della stampa, per cui praticamente in questa confezione regalo ci sono delle parti lucide, parti satinate e delle parti in alluminio che sono cangianti. Si vede che forse poco in camera, però insomma è molto carino. E allora, come funziona? In poche parole, per chi non conosce Dungeons & Dragons, e quindi ora sto parlando ai giocatori futuri che arriveranno, è sufficiente avere un player handbook, ovvero il manuale del giocatore, e dove imparerete a costruire il vostro giocatore, che in realtà è il vostro personaggio, che giocatore in realtà siete voi, e imparate a fare la creazione del personaggio. Si capisce che cos'è un personaggio, vedete qui tra le altre, mentre sfoglio, le illustrazioni sono di un classico fantasy molto vicino infatti a Warhammer Old World, che deriva proprio da Dungeons & Dragons, e l'immaginario è proprio quello. Qui ci sono molte più razze, in questo caso ci sono gli Halfling che sono quasi dei mezz'uomini, ci sono veramente tantissime razze diverse che potete utilizzare. Allora, perché vi dicevo che è molto commerciale? Siccome vedete, le illustrazioni sono molto easy, tra virgolette, sono fatte bene, però hanno questo modo di fare un po' cartoon, che va a richiamare anche tra le altre quasi un immaginifico da videogame, ok? Vedete che qua siamo vicini quasi a un elfo scuro di World of Warcraft ormai, o un Draenei che c'è la coda, cioè il modo di illustrare, il modo di far vedere i personaggi non è quello realistico del Signore degli Anelli, ma è quello molto più cartoonistico, molto più fantasy, ok? Ma ci sta, ci sta assolutamente, però e questo è per farvi capire quanto questo prodotto sia venduto e quanto sia fatto apposta anche per i ragazzini e non solo per gli adulti. Quindi l'adulto credo che in questo momento storico debba un pochino resistere alle illustrazioni un po' più carine, cartunesche, per lasciare un po' di spazio ai ragazzi nuovi e ai nuovi giocatori. Comunque insomma, le cose che servono ci sono tutte, è fatto veramente bene, non si può dire nulla a un prodotto del genere, la confezione è fatta bene, il libro anche, il cartonato è fantastico, quindi direi che
ci siamo insomma come prodotto, tra le altre a un prezzo che è devastante, perché la Wiesel Over the Cost ha abbassato di 10 euro il prezzo e questa meraviglia la comprate con 39 euro, quindi va detto che hanno fatto le cose fatte bene. Ora passiamo al Dungeon Master, quindi qui andiamo su tutti i nuovi giocatori che vogliono condurre il gioco e tutti i giocatori che sono già esperti e quindi vogliono masterizzare. In questo caso la versione di Asmodee va benissimo, è retrocompatibile. Sappiate che qui hanno già ritradotto tutti gli errori, hanno messo a posto moltissimi termini, e una cosa che ho visto che è un po' particolare è che hanno italianizzato nella traduzione i nomi delle città. Quindi se non vi piace la scelta di cambiare i nomi delle città da originali a italianizzate, questa versione effettivamente rispetto a quella di Asmodee ha questa peculiarità. Quindi insomma tenetela a mente, perché so che poi cominciate a scrivere nei forum: oh, non è possibile, ho tradotto in questo modo il nome della città più iconica di D&D. Quindi insomma, cioè, potrebbe accadere che non vi piaccia. E questo è il manuale dei mostri, sempre 39 euro a testa, il manuale dei mostri, che è veramente veramente grosso, dove ci sono tutti i mostri. Ecco, questo è veramente una delle cose che mi è sempre piaciuta di D&D, cioè tanti, tanti mostri, tanta scelta per poter ambientare le vostre storie dove volete e poter dare, ecco, ci sono i draghi, e veramente c'è di tutto, ci sono gli angeli, i demoni, c'è di tutto qua. È fatto molto bene. Ecco il Beholder, guardatelo. Eccolo qui, il Beholder, tra le altre non è solo, perché ci sono vari tipi di Beholder, c'è anche il Beholder aberrazione grande, legale malvagio, cioè ci sono insomma delle varianti. E devo dire che l'altra cosa importante da sapere è il sistema, no? Il D20 system funziona sostanzialmente con un dado da 20 più altri dadi poliedrici, possono essere da 4 piuttosto che da 8 piuttosto che da 10 o da 100, perché è un dado percentuale. E diciamo che la peculiarità del D20 system è la facilità con cui si fanno i test, perché si deve decidere la difficoltà di un test e dopo è sufficiente superare il valore della difficoltà con il dado da 20. Se voi avete 13, sotto il 13 avete fallito il test, sopra il 13 riuscite nel test. E questo può ovviamente cambiare il corso della storia dell'avventura. Allo stesso tempo le vostre crescite personali, livello di esperienza del personaggio e quindi capacità e skills possono darvi effettivamente un grande aiuto, perché fanno da modificatore al numero della difficoltà. Quindi se io ho un 13 ma ho un 3 in abilità, in agilità, e devo fare appunto un tiro di agilità, sottrago quel 3, vado a 10 e quindi mi basta fare un 11 o più, ok, per riuscire nel risultato. È molto semplice e quindi devo dire che in questo caso è abbastanza lineare e normale che la gente adori questo gioco, perché è abbastanza semplice, ok? Allora, al di là di questo, è un gioco che punta tanto sulle ambientazioni, che punta tanto sulle varianti, sui tanti mostri, ormai è ricchissimo, ok? E ovviamente dove il sistema è facile hanno poi aggiunto background, ci sono varie ambientazioni. Tra le altre, Trudvang uscirà proprio, che prima ve l'ho citato, uscirà proprio per il D20 System in quinta edizione, la quinta edizione appunto è la quinta edizione di D&D, e quindi in realtà vedete che poi è piaciuto talmente tanto come specifica ambientazione che andrà a finire anche nel D20 System. Effettivamente fra D20 System e il sistema di Trudvang siamo su due pianeti opposti, dove da una parte abbiamo la facilità e forse a volte bisogna inventarsi un modo per rendere più complicate le cose, dall'altra avete la precisione totale su qualsiasi cosa facciate, e quindi ovviamente bisogna conoscere più regole, perché si testa molto di più e ci sono anche altri parametri da tenere conto. Questo è lo schermo del Dungeon Master, ok? Che ovviamente va messo così, e in questo modo voi tirate i vostri dadi e nascondete a chi sta al di fuori, che vede invece questo. Eccolo qui. E adesso ve lo faccio vedere per bene. È una bella
super panoramica con il drago, poi c'è la montagna con dentro le persone, gli avventurieri che stanno arrivando, c'è un altro drago, funghi, ambientazioni da sottocaverna e una sorta di ingresso di Moria. E questo è stato fatto in un satinato gommato, quindi questo al tatto è gommato, questo è molto molto buono al tatto, devo dire la verità, fa piacere toccarlo, e devo dire che è fatto bene, è un cartonato bello solido ed è inedito, ce lo trovate solo all'interno di questa nuova scatola di gift set. Diciamo che in totale la scatola costa 129,90 euro, sì, e quindi insomma ha calato di 30 euro il prezzo, prima era 150, diciamo che 20 euro dai, in totale c'era lo sconto prima, però prendere i manuali da soli prima era 49 euro, adesso i manuali vengono 39 euro, quindi più abbordabile, fatto meglio, perché senza nulla togliere Asmodee, ovviamente la Wizard of the Coast ha apportato le modifiche e quindi in base anche ai feedback della community ha cambiato quello che c'era da cambiare da ormai qualche anno e quindi giustamente è stato migliorato. Io vi saluto con un breve recap e poi ci rivedremo la prossima volta. Eccoci qua, devo dire che fa piacere non avere nulla da dire o quasi, diciamo, su Dungeons & Dragons, perché è un vecchio amico, ho iniziato anch'io con lui e ovviamente ora io che ho 45 anni, non ne ho più 8, sto spaziando tantissimo nel mondo dei giochi di ruolo, però devo dire che Dungeons & Dragons si presenta oggi più forte che mai, la Wizard tra le altre farà un'altra espansione intorno a gennaio, febbraio più o meno, sì, febbraio del 2022 esce un'altra scatola con tutti i tre manuali di espansione, con altri mostri, con i viaggi dimensionali, quindi mondi paralleli, quindi Wizard of the Coast ci sta dando dentro alla grande, hanno tirato fuori le miniature, hanno tirato fuori tutta una serie di carte personalizzate per ogni giocatore, quindi devo dire che l'impatto che lascia Wizard of the Coast ai giocatori è un sacco di roba, fortissimo, D&D è il re. Poi ovviamente se andiamo a scavare a fondo, qui troviamo un'ambientazione molto commerciale, molto fatta anche per i bambini, mentre dall'altra parte se andiamo a scavare a fondo in un'ambientazione più complessa, come può essere appunto un Trudva, che ormai ho parlato quasi solo di questo, come parallelo, devo dire che cambiano molte cose ovviamente, no? Cambia anche il sistema, anche se da un lato a volte non è spiacevole tornare indietro a un sistema semplice che non bada a tutto quanto, ma che lascia molto libero i giocatori del Dungeon Master di pensare a cosa fare, però insomma funziona il D&D System, ha sempre funzionato e sempre credo funzionerà, quindi salutiamo la nuova versione di Dungeons & Dragons in italiano da parte di Wizard of the Coast con un ottimo voto, io direi che qui siamo intorno all'8,5 9 su 10, quindi non c'è nulla da dire e ci vediamo la prossima puntata, ciao!